Bentornati in questo nuovo video di telefonino.net. Io sono Manuel e in questo episodio parliamo ancora una volta di VPN. Anzi, nello specifico entriamo nel vivo della questione. Questa sarà la recensione di NordVPN, il servizio che noi consigliamo, però attenzione, mettetevi comodi perché sarà un episodio, diciamo, un po' più lungo del previsto. Dopo aver visto cos'è una VPN, come funziona, come opera, cerchiamo ora di capire perché dovreste averne una, ma soprattutto perché dovreste avere NordVPN sul vostro device, computer, tablet, telefono, che sia. Abbiamo capito quanto è importante oggi il tema della privacy e quanto è importante essere sempre sicuri e protetti quando navighiamo online, soprattutto quando utilizziamo connessioni che non sono proprio sicure, però anche quando siamo tranquillamente connessi al nostro divano, della nostra abitazione, certo, anche lì occorre sempre fare attenzione. Bisogna avere crittografate le proprie abitudini di navigazione. Partiamo dalla base. Io posseggo un ecosistema Apple, non per scelta legata al mio essere fanboy o altro, semplicemente per questioni lavorative dove mi ci trovo meglio. Quindi questa recensione, ma anche quella mobile che vedrete fra qualche episodio, farà proprio riferimento ai gadget della mela. Ci sono differenze con le controparti Windows Android? No, nessuna, nel senso questa è semplicemente una recensione per prodotti Apple, ma potrebbe anche andare benissimo per i prodotti Windows, cambierà qualche impostazione nel menu o poco altro. Io ho provato la versione completa di NordVPN e devo dire che l'ho apprezzata in tantissimi utilizzi e scenari. Non ero un classico habitué delle VPN e devo dire mannaggia a me, perché mi ha letteralmente svoltato la vita. Ho navigato online, ho visto qualche episodio di qualche serie TV che non è presente sui vari servizi di streaming italiani, ho anche cercato di capire come operasse la funzione di Threat Protection, molto utile se si vuole prevenire eventuali infezioni, malware o via dicendo. Voglio anche ricordare con voi quando qualche mese fa era uscito in anteprima in giapponese un film di Dragon Ball a cui ero molto legato, effettivamente volevo vederlo in giapponese online, streaming. È inutile dirvi che cercare sui siti di dubbia sicurezza mi ha praticamente incasinato il computer. Era la sagra del pop-up. Perché? Perché non utilizzavo una VPN che, quando visitavo certi siti alla ricerca dello streaming giapponese, perché quello italiano l'ho visto al cinema, ma quello giapponese per sentire un attimo la lingua originale non lo trovavo al cinema, purtroppo. Quindi mi sono dovuto rivolgere al web e ai siti non proprio sicuri. Una VPN mi avrebbe fatto comodo. Mi sono esposto in maniera incosciente al pericolo e questo voglio che sia da monito anche per voi, perché dovete stare attenti quando magari volete vedere qualcosa particolare che non c'è in Italia, non c'è nel vostro paese dove abitate, e andate incontro ad internet e ai pericoli che possono derivare da un uso non proprio sicuro. Con NordVPN però ho smesso di preoccuparmi. In primo luogo citiamo i device compatibili. Io ho parlato di quelli di Apple, ma va benissimo anche su una piattaforma Android, su un computer Windows, anche su un NAS, un Apple TV o una Smart TV. Attenzione, se avete Windows serve almeno Windows 7 e ovviamente se avete Apple non deve essere troppo vecchio il sistema operativo, o meglio l'aggiornamento al sistema operativo. Se avete Mountain Lion, il nostro consiglio è sempre aggiornate tutto all'ultima versione uscita, vale come regola generale. Sul fronte mobile vale la stessa regola, però ci torniamo in un video dedicato. Per quanto concerne i prezzi al dettaglio, è bene fare un chiarimento. Ve lo voglio dire adesso perché poi dopo ci sono davvero tanti modi per utilizzare NordVPN, quindi prima capiamo i prezzi e poi andiamo avanti nella disamina, anche perché capirete che sono così bassi e contenuti che sembrerà quasi uno spreco non utilizzarla. Si può attivare un piano biennale che costa 5,99€ al mese per il servizio completo di tutto. Il plus a 4,49€ al mese, senza spazio cloud da 1TB e senza la nuova crittografia. E poi, se volete risparmiare il 57%, c'è addirittura quello standard da 3,49€ al mese. Economico, ma non c'è il password manager NordPass.
cos'è, ve lo diciamo in un video dedicato dove parleremo dei migliori modi per utilizzare la VPN, i trucchetti, i tricks e via dicendo. Ci torniamo. I prezzi sono contenuti e noi vi consigliamo di acquistare sempre un piano annuale o biennale, perché è lì che si risparmia. La bellezza di NordVPN è che la potete e la potrete utilizzare su ben 6 device in contemporanea: iPhone, Apple TV, iPad, MacBook, iMac, Mac Studio, insomma, dove vi pare. Io cito sempre prodotti della Mela perché sono quelli che posseggo, ma in alternativa potreste anche utilizzarli su un Pixel Samsung S23 Ultra, su un PC Windows, su un laptop Surface e così via. Vediamo come si usa ora NordVPN sul vostro computer. Se avete Windows andate sul sito dell'azienda e la scaricate. Io invece vado sul Mac Store, anzi sull'App Store del Mac, scarico NordVPN e il gioco è fatto. Metto l'impronta, il codice, a seconda se ho un sistema di protezione, e scarico quello che mi serve. A quel punto fate partire il file .exe se siete sul computer o il file .dmg su Apple e seguite la procedura guidata. È impossibile sbagliare. Io accedo col mio account aziendale, ma volendo posso accedere anche con uno personale oppure posso farne uno sul momento. Seguo la procedura, mi rimanda al sito, scelgo l'abbonamento che voglio fare e il gioco è fatto. Dovete anche impostare il tipo di pagamento, lo potete fare tutto dal sito tranquillamente. È a questo punto però che inizia la magia. Attenzione, cliccate su connessione rapida per connettervi ai server più veloci, così non dovrete scegliere di voi in base al paese. Se non avete dimestichezza col servizio, non sapete cosa fare, dove mettere le mani eccetera, state fermi, seguite la procedura, è impossibile sbagliare, l'ho già detto, perché il sistema vi guida in una configurazione rapida immediata. Se volete farlo però sappiate che c'è anche un'impostazione manuale dove potrete andare a selezionare parametro per parametro, una comodità non da poco. Troverete anche i server specializzati all'attività che andrete a fare, P2P tramite protocollo Onion, ci sono anche quelli offuscati e con un IP dedicato. Server e nazionalità, non vi serve sapere altro. Ora siete protetti, e quindi che si deve fare? La protezione funziona su tutti i browser e anche su tutte le app che avete installato nel computer. Ci sono rallentamenti con le applicazioni solite che tendete a utilizzare? No, io con la mia connessione con NordVPN attivo non ho visto il minimo rallentamento tangibile rispetto magari all'utilizzo pre-VPN. NordVPN, scusate. Sappiate anche che ci sono i server per il torrent, quindi nel caso doveste scaricare qualcosa potete anche fare riferimento a quei particolari server. NordVPN mi è piaciuta perché tutti questi server, lo ripeto un'ennesima volta, sono velocissimi, non si ha differenza nell'utilizzo quotidiano e poi sono tutti molto affidabili, cosa non scontata. E poi sono anche ad alte prestazioni perché operano a 10 GB per secondo, ci sono anche quelli a 1 GB per secondo, per carità, tutti molto validi e che permettono di avere una trasmissione dati immediata e velocissima. Sì Manuel, ma che mi serve avere una trasmissione dati velocissima? Avere una navigazione veloce, sicura e senza intoppi. Questo è. Quando navigherete avrete la stessa identica reattività che avreste senza la VPN. Non vi accorgerete di averla, questa la particolarità. Una volta terminata la navigazione con la VPN potete decidere di mettere in pausa, quindi il sistema un attimo in standby, oppure di disattivare tutto. Come? Facilissimo, andate nelle impostazioni oppure andate nell'icona che si genera nel sistema operativo in alto su Mac, in basso su Windows e fate off. La cosa bella è che NordVPN ricorderà i server che avete utilizzato in passato, così al prossimo accesso riattiverà direttamente quelli. Una delle funzioni più particolari però è quella di Threat Protection. Questa è una funzione che vi proteggerà da eventuali rischi, malware, pop-up che si aprono automaticamente quando visitate dei siti un po' dubbi. Vi ho fatto prima l'esempio di quando ho cercato il film di Dragon Ball in streaming, ecco, è stata la sagra di pop-up, di siti che mi si aprivano, spam, hai vinto 10 milioni di euro, clicca qui per scuotere il premio, ma quando mai? Ovviamente con la NordVPN vi evitate questi imbarazzanti siti, questo spam che in molti casi può diventare anche un ricettacolo di malware che si annida poi nel sistema operativo e vi crea il danno, ovvero vi rubano i dati, vi rubano delle informazioni preziose e via dicendo. La funzione poi esamina tutte le attività che ci sono sul computer in tempo reale e blocca qualsiasi minaccia o qualsiasi cosa possa essere un problema. Per me che guardo
anime, film in giapponese, quindi che non sono presenti in Italia, è praticamente un salvavita. Girovagando nel menu, poi il mio sguardo è caduto su una funzione molto particolare, Dark Web Monitor. È una funzione molto comoda che manda un avviso al vostro sistema, e quindi a voi, se i dati di vostro possesso, i vostri dati personali, sono comparsi in una fuga di dati, appunto. Per preservare la privacy, bisogna dire che è quasi indispensabile. Dolce in fondo abbiamo la funzione di MeshNet. Mesh cosa? Ricapitolando, Threat Protection, server a 10 gigabit al secondo e MeshNet o MeshNet. Quest'ultima consente di accedere dal proprio Mac, PC, iPhone, Android ad una serie di tunnel cifrati. Vi ricordate la questione dei tunnel? Il tunneling? In pratica è come opera una classica VPN, ma sorpresa delle sorprese, non va la connessione da server a server, da computer a server, ma da computer a computer. Praticamente vi connettete a un altro device che si trova magari dalla parte opposta del mondo. Quando è utile? Quando ad esempio dovete connettervi a una rete aziendale perché lavorate in smart working con un'azienda che fa 3D e si trova a Londra, ecco, attraverso l'indirizzo IP voi vi connettete a questa al loro device, ai loro device di riferimento e opererete tranquillamente grazie appunto al MeshNet di NordVPN. È un concetto complicato, lo sappiamo, ma vi basti sapere che si basa sulla tecnologia NordLynx, esclusiva di NordVPN. MeshNet si attiva dalle impostazioni, nella sezione dispositivo da connettere. Dovrete scegliere il nome Nord unico e poi potrete impostare direttamente l'IP a cui desiderate connettervi. In pratica è un gioco da ragazzi. E a proposito di gioco, siete dei gamers pro, amatoriali, di livello estremo? Non dovete temere nulla perché NordVPN vi dona un ulteriore livello di garanzia proprio sul versante gaming, perché potrete organizzare un LAN party virtuale. In poche parole, potrete giocare in multiplayer ovunque voi siate, sempre protetti, e in più potrete accedere ai vostri file da qualsiasi luogo. Noi vi consigliamo di attivarla, però a voi la scelta. Adesso giochiamo un po' con le impostazioni del menu. Se cliccate la solita rotellina, quella presente in tutti i software del mondo, che vi fa accedere al menu delle impostazioni, avrete una serie di opzioni da spuntare, vedere, ficcanasare, insomma, potrete vedere tutto quanto da quel sistema. Lingua, aspetto, potrete anche scegliere di attivare NordVPN all'accensione del computer oppure semplicemente di attivarla voi manualmente. Poi, sempre nelle preferenze, troverete l'applicazione NordPass da scaricare. C'è anche NordLocker e NordLayer, però li vedremo più avanti. Insomma, questa era la nostra disamina e recensione di NordVPN per computer. Io uso Mac, come vi ho detto, ma va benissimo anche su Windows, cambieranno un po' le impostazioni, la disposizione, le icone, insomma, veramente quisquilia. Come sempre vi lasciamo un codice sconto in sovraimpressione, ma anche nella descrizione del video, e noi ci rivediamo in un prossimo episodio, sempre tema VPN. Ciao!